Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come scaricare ed importare degli oggetti in 3D per Element 3D in modo gratuito. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho aperto After Effects, però prima di tutto andiamo a vedere dove potete trovare dei modelli in 3D da scaricare. Ho trovato questo sito che si chiama free3d.com, vi lascerò il link in descrizione, dove vedete ci sono tantissimi modelli. L'unica cosa che dobbiamo accertarci, nel caso di Element 3D, c'è anche per Cinema 4D, insomma ci sono vari formati. Noi, quello che serve a noi è quello punto .obj. Quindi clicchiamo qui sopra. Qui si aprirà la schermata con tantissimi modelli. Possiamo andare a scegliere il tipo di modelli, architettura, veicoli, paesaggi, aereo. Io adesso vado su aereo. Come vedete qui si apre tantissimi modelli, dove appunto dove c'è free sono gratuiti, mentre altri sono a pagamento, tipo questo campo da tennis in aerei. Non so cosa c'entri, però insomma va bene. Come vedete ci sono tantissimi modelli e uno può andare a scaricare appunto quello che vuole. Per scaricarlo è molto semplice. Io ad esempio vado a prendere tipo questo, l'Enterprise. Ci basterà cliccare su scarica. Si aprirà tutti i file disponibili, come vedete, vabbè, .zip, .obj, quindi va bene. Clicchiamo qui e ce lo scarica. Io adesso ce l'ho già scaricato perché l'ho scaricato prima, quindi non sto a riscaricarlo. Quindi quello che dobbiamo fare è dopo portarci appunto su After Effects. Facciamo una nuova composizione, vado a fare un nuovo tinta unita, la chiamo Element. Faccio ok. Andiamo sotto effetti predefiniti, se non ce l'avete qui andate in finestra. Effetti predefiniti e spuntate. Andiamo a cercare appunto Element. Lo importiamo sulla nostra tinta unita. Per andare a importarlo andiamo su Scene Setup, come se dovessimo andare a creare appunto qualsiasi altro oggetto. Invece di andare a selezionare quelli che già abbiamo, andiamo su Importa, andiamo a selezionare la cartella appunto che abbiamo scaricato. Come vedete c'è il nostro file .obj, clicchiamo, facciamo importa, gli diciamo appunto di importarci i colori, tutte le texture e tutto, quindi lasciamo così, facciamo ok e come vedete lui ci apre il nostro modello. Adesso lo vado a zoomare, vado anche a togliere la griglia che così si vede bene anche. Andiamo a zoomare il nostro modello e come vedete qui abbiamo la nostra Enterprise. Le luci possiamo andarle a modificare tranquillamente, andando a scegliere quello che più ci piace. Io in genere metto cinema e poi vabbè vado a cambiare lo sfondo, insomma, a seconda dei vostri gusti. Se andiamo ad aprire appunto il pannello del nostro oggetto, come vedete qui abbiamo tutte le parti che compongono il nostro 3D. Quindi man mano se voi andate a cliccare e deselezionare le varie parti, di conseguenza vi toglierà le parti a cui fa riferimento. E oltretutto tutti i materiali si possono andare a sostituire qualora volessimo cambiargli tipo di materiale. Ad esempio adesso vado a vedere dov'è la struttura. Va bene, prendiamo questo. Questo qui nel nostro caso adesso è bianco. Se noi andiamo su materiali,
Qui abbiamo tutti i materiali che sono stati usati per questo modello, però se io lo volessi di un altro materiale, semplicemente andiamo a scegliere il materiale che vogliamo. Adesso io ne prendo uno a caso, tipo io voglio questo, ci basterà portarlo qui e in automatico ci cambierà anche, vedete, il materiale all'interno della nostra composizione del nostro oggetto 3D. E questo, come vedete, è il nostro modello in 3D. Dopodiché ci basterà fare OK. Ce lo aprirà all'interno della nostra timeline. Adesso c'è uno zoom molto piccolo per andare a ingrandire. Andiamo su gruppo 1, Particle Replication, Particle Look, e andiamo appunto in Particle Size, andiamo a zoomare fino a posizionarlo appunto alla grandezza che vogliamo. E questo praticamente è tutto. Quindi tramite questo sito, io ho trovato questo in internet, sicuramente ci saranno altri siti dove ci sono oggetti in 3D gratuiti, quindi basta fare una ricerca. L'importante, ripeto, è che sia il file.obj, altrimenti non è supportato da Element 3D. Adesso se io vado ad applicare la telecamera, come vedete noi andiamo a girare e abbiamo la nostra Enterprise. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo semplice tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa se avete domande o richieste, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!